la tradizionale festa della scuola basket Arezzo che dà il via alla stagione anche delle giovanili che inizieranno la prossima settimana, tanti colori qui al Palaestra. Sì, stiamo ancora aspettando l'arrivo di tutti, sembra strano, ma personalmente sono più emozionato in queste occasioni che durante le partite, perché qui misuriamo anche fra virgolette la potenza numerica di questa situazione e la difficoltà è riuscire a portare coloro che sono i piccoli appena iscritti, e vederli qua in tribuna per me è una gioia immensa, perché ci sono tanti nuovi bambini che sono arrivati. Quindi segno anche che sta penetrando nel tessuto cittadino la SBA. Tu sai quanta fatica mettiamo, e voi, la vostra emittente è quella che ci ha seguito fin dall'inizio, diciamo, è uno dei punti fissi, cioè far spostare la città anche a vedere un altro sport, non solo il calcio, con tutto il rispetto, perché insomma pensiamo di essere anche pronti ad avere un supporto da parte della città. Quanti sono i ragazzi che avete quest'anno? Ma guarda, io adesso il numero non lo so perché tutti i giorni continuano a iscriversi, ma sicuramente sopra i 300 fra bambini, mini basket, giovanili, e ti do una novità. Vogliamo fare questa prova, avevamo provato anni fa ma non avevamo le strutture. Quest'anno si sono iscritte tantissime bambine che nel mini basket giocano assieme ai maschi. Noi vogliamo provare a fare il femminile e quindi è un progetto che abbiamo studiato con Federico, e già da credo la prossima settimana si potrà cominciare a fare alcuni corsi specializzati per le bambine e da lì cominciare anche quella categoria. Crescono i numeri, cresce anche il livello tecnico della società, perché anche quest'anno c'è stato un innesto insomma veramente di classe, un colpo di classe dei tuoi. Sì, stiamo facendo una categoria a noi sconosciuta, quindi abbiamo anche, come dire, anche un po' paura noi dirigenti, perché non conoscendola, quindi ci va di essere abbastanza umili, di capire com'è la cosa e poi andare avanti. Già domani sarà un test abbastanza importante contro una squadra che comunque è da tanti anni che gioca insieme, piena di giovani, quindi sarà, lì vedremo un po' anche di che pasta siamo fatti. Una bella serata di festa, e anche per questi piccoli avere te come esempio insomma è una bella cosa. Ah, sicuramente è una festa di tutta la società, di tutti i ragazzi, e vedere tutti qua che sorridono e parlano e scherzano è una bellissima emozione. Cerco sempre di dare l'esempio in tutto quello che si fa, spero che molti di loro rubano anche un po' con l'occhio quello che gli faccio vedere e magari poi se lo ritroveranno. Primo bilancio, ecco, da quando sei qui, c'è modo, è una piazza che può crescere? No, assolutamente, è tutto, viene fatto tutto con il massimo scrupolo per migliorare chiunque, giocatori, allenatori, quindi alla lunga è un sistema che pagherà sicuramente. E già si sono visti i risultati e dobbiamo solo continuare a lavorare così. Il presidente ti ha convinto a tornare in campo, perché so che è un suo pallino? No, beh, ci sta provando dall'inizio dell'anno, ma per ora no, ma sono stato chiarissimo all'inizio e lui ha capito benissimo, quindi niente, rimaniamo così.